Mirella Fiumanò, buonasera. 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 Ciao. Allora, questa innanzitutto presentiamo un'attività importante, ormai pluridecennale, se non ho capito sì, male. Quest'anno festeggeremo il nostro 20° anno. Ecco. Abbiamo aperto il 7797. E quest'anno appunto il 7 luglio saranno i nostri primi 20 anni. Quindi siete un'attività storica, se non erro, perché siamo dopo 20 anni si diventa... Siamo una casuale attività storica, perché la gelateria è nata assolutamente per caso. Non abbiamo tradizioni di gelatieri in famiglia, né di pasticceri. È nata da cosa? Da una tua passione per il gelato? No, è nata da una mia passione per mettermi in sottoprova, diciamo, per mettermi in gioco. Gelato artigianale, qui c'è molto di più, parliamo di gelato naturale, vero? Sì, c'è un pochino di più, nel senso che per gelato naturale si intende un gelato fatto senza l'utilizzo di prelavorati industriali e quindi partiamo e lavoriamo la materia prima dal suo inizio fino alla fine, e alla fine è il gelato che tutti facendo tutti quei passaggi necessari che molto spesso sono, diciamo, fatti dall'industria. Certo, l'hai detto tu prima, ci sono dei preparati, no? Funziona sì, così. Ci sono dei preparati del gusto che si va a fare, sì. Non so, nocciola, pistacchio, frutta anche, che vengono miscelati nelle dosi e secondo la ricetta del gelatiere, e poi vengono trasformati nel prodotto finale. Io, diciamo, questa fase di prelavorato non la utilizzo, nel senso che io faccio o direttamente da me, perché noi abbiamo anche, vivendo in campagna, abbiamo un abbastanza grande appezzamento di terreno dove ci sono molti frutti che noi utilizziamo. Ah, benissimo. Quindi addirittura io me li raccolgo e me li trasformo. Beh, più naturale di così, direi. Sì. Alcuni allora... ovviamente sono biologici. Ah, certo. E sono tutti senza glutine. Siamo stati la prima gelateria in Italia a proporre dei gelati senza glutine, che per noi, avendo appunto la caratteristica di essere un gelato naturale, non che il glutine non lo sia, perché il glutine è assolutamente naturale, assolutamente. Però facendo noi tutti i processi di lavorazione possiamo garantire che un prodotto sia esente da farine che contengono glutine. Quando ero ragazzino c'erano tanti gusti, ma fondamentalmente la frutta, le creme. Oggi vedo molte sperimentazioni, molti gusti particolari. Praticamente si può fare con qualsiasi cosa il gelato. Il gelato Ho trovato anche il gelato alla birra una volta. Sì, delle cose incredibili. A voglia. Impensabili quasi. Sì. Noi allora con i vini, con gli alcolici si fanno? Lo zabaglione stesso. Beh, no? certo. Quindi usare il marsala, ma insomma le varietà. Adesso chiaramente la fantasia ci porta sia in posti lontani, sia da visivi che gastronomici. Assolutamente. E quindi chiaramente uno, un professionista, sia da un punto di vista di ristorazione che di, in questo caso, gelateria, cerca non tanto di adeguarsi, perché non è soltanto una curiosità, almeno per me è una curiosità, no? Andare in un posto, assaggiare magari un dolce e pensare quel dolce sotto forma di gelato. E allora nascono, no? Oppure avere amici che sono di altri paesi. Esiste, non so, il gusto tiramisù, a proposito, no? Che certo. È un dolce, non mi viene in mente, certo. Che è stato trasformato in già a dimostrazione che certo, poi volendo certo. Stessa esempio, zuppa inglese, no? Assolutamente, la zuppa inglese, ma non so, per esempio sono andata in Grecia un po' di anni fa, io adoro lo yogurt e adoro il miele, adoro la frutta secca. Per cui ho fatto un gelato che si chiama gelato greco, che è fatto con lo yogurt, il miele di castagno e i pistacchi, ci metto dentro. Buonissimo, tutti. Oppure, elementi insomma, che stanno bene tra di loro, esatto. In una maniera... Una mia carissima amica afghana, e ho fatto il gelato al cardamomo, che è un gelato tipico afghano. Guarda, dovresti provarlo, questo per mia madre, alla cannella, che lei è una grande... Allora, io faccio cannella e zenzero insieme. Mamma mia, fantastico. Sì. Fantastico. Allora, tutto questo dove, Mirella? Tutto questo si trova a Roma, nel quartiere Prati,
in vicino Piazza Mazzini. Ah, benissimo. Prati delle Vittorie, in via Vodice. Sì. 21A. Benissimo. Siete sempre stati là, sei sempre stata sempre lì. Sempre stata lì. Benissimo. Sempre stata lì. E allora, che dirvi ragazzi, passate a trovare veramente al Settimo Gelo, e che anche si trova anche su Facebook, c'è ovviamente un sito internet al settimogelo.it. Aperti quando? Aperti tutti i giorni tranne il lunedì, dalle 10 di mattina fino alla chiusura, orario continuato. Benissimo. Mirella, grazie. Grazie a te. È stato un piacere. Grazie, un piacere mio.